E buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo Come video. Come vedete sto filmando direttamente dal Mafalda Beach Drink di Lesina o Lesina, non so come si dice, perché per questa notte ci fermeremo esattamente qui, vista mare. È pazzesca questa storia perché praticamente abbiamo chiamato la proprietaria perché abbiamo visto su Google che questa effettivamente era un'area sosta camper. Adesso siamo in Puglia, a Lesina o Lesina, vedete voi come volete chiamarlo. E allora, da quello che ho capito, la prima metà di agosto qui fanno parcheggiare i camper, invece dalla seconda metà di agosto in poi per più giorni non si può sostare. Ma noi abbiamo chiesto se solo per una notte potevamo stare qui perché era proprio la metà perfetta per arrivare poi a Gallipoli domani. E la signora gentilissima, che si chiama appunto Mafalda, che ringraziamo tantissimo, ci ha detto: ma sì, ma per una notte che problema c'è? Quindi praticamente siamo arrivati qui, abbiamo parcheggiato e ci siamo subito innamorati della vista, perché cioè praticamente siamo sulla spiaggia. Queste palmette qua che vedete sono le palmettine degli ombrelloni della spiaggia. Quindi c'è proprio sul mare, più in spiaggia di così non potevamo essere. E quindi bellissima questa sosta, che è super inaspettata perché non pensavo di trovare un posto così bello. E praticamente Mafalda ha detto che ci farà attaccare la corrente, così se nel caso qualcuno vuole poi fermarsi qui, ci farà attaccare la corrente a questo edificio che appunto la corrente lì dietro, appunto le alla colonnina lì dietro c'è anche un rubinetto, volendo, se si vuole mettere acqua dentro al camper. E quindi siamo rimasti troppo contenti da questa sosta, perché non ce l'aspettavamo. Avremmo sempre voluto fare una sorta di libera sulla spiaggia, e qui in più non è libera perché in più ci danno anche la corrente e l'acqua. E qui aspettate che vi faccio, tra l'altro ci sono i bagni del Lido che ci ha detto di utilizzare tranquillamente. Loro vabbè, poi a una certa ora li chiudono, però noi li abbiamo utilizzati. Qua c'è la possibilità di fare doccia calda, doccia fredda, quindi bellissimo davvero. E poi voglio farvi vedere com'è bello anche il Lido di Mafalda. Guardate questi divanetti, e voglio farvi vedere quanto dista effettivamente dal mare. Guardate, sto camminando, avrò fatto 20 passi e siamo direttamente qui. Cioè, guardate che vista stupenda. E il fatto che stanotte dormiremo qui è super emozionante, perché non so a quanti sia mai capitato comunque di dormire direttamente in spiaggia, a meno che tu non abbia un camper. Per noi sono le nostre prime esperienze, quindi ci sembra veramente tutto magico e tutto magnifico. Ecco, lei, la signora Mafalda, gentilissima. E lì c'è il nostro camperino, il buon camper. Sentite che pace, bellissimo. Quindi in realtà oggi non ho proprio una vera e propria area di sosta da farvi vedere, con carico, scarico, tutto quello che siamo abituati a vedere in giro, ma semplicemente il parcheggio di un Lido che fa anche area di sosta, non in questo periodo ma in altri periodi, e è tutto bellissimo. Troppo contenti. Vi faccio vedere così sapete anche
più da vicino. Qua c'è lo spogliatoio, anche la nursery, e qua c'è il bagno dei maschi, il bagno delle femmine, e poi qua. Oh, c'è un'inquilina del campeggio. Ah, ma è sempre lei? Cioè, io ogni volta che vado in bagno trovo sempre lei. Un giro simile al vostro, mi sa. Infatti, c'è lo... che bel pigiamino, tra l'altro, che ha, no, signora. No, è un vestito da sera. Ah. È moda 2025, però lei non vuole capire. Ma infatti, cioè... Prego. Guarda. E comunque, un bagnettino che tra l'altro è profumatissimo. E niente, col water e il lavandino, molto comodo. Per noi camperisti è tutto molto comodo, vero? Sì. Come ti sembra quest'area sosta che abbiamo? Allora, l'unica cosa che manca, se proprio dobbiamo dirla tutta, a parte la gentilezza estrema della signora, questo Mafalda, l'ho già detto, meravigliosa, è per lavare i piatti. Questa è l'unica cosa che... Ma perché secondo me non è effettivamente un'area sosta camper. Esatto. È più un parcheggio che ogni tanto però adibiscono anche... Però la vista ripaga di questa mancanza. Sì, no, infatti. Chapeau signora Mafalda. Cioè, lei è stata gentilissima con noi per... Ha voglia, avvisata all'ultimo e ha accettato subito, quindi... Perlomeno con me, poi non so, lei e il suo gruppo di vacanza, non so se anche con lei è stata uguale. Guarda, anche con me è stata molto gentile. Anche quindi... l'hai avvisata all'ultimo? Sì, anch'io l'ho avvisata all'ultimo. Allora, allora è proprio gentile. Sì. Va bene, buone vacanze. Anche a voi, grazie. E quindi niente, questo è tutto dal Mafalda Beach Drink. E niente, passeremo la notte qui e siamo molto 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 contenti. L'ho già detto 800.000 volte. E adesso il programma è che Giulio e la Claudia andranno a prendersi da mangiare in un bar. Io cucinerò qualcosina sul camper per me, la polpetta, e poi penso Nanna presto, che domani ci aspettano altre 3 ore e mezza, 4 ore per arrivare a Gallipoli. Quindi sì, non bisogna battere la fiacca stanotte. E niente, allora io vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio. Scusi signora, vuole venire a fare il saluto del video? Sì, poi però mi tagga perché io non ci conosciamo. Esatto. Arrivederci, alla prossima. Se ci beccheremo di nuovo, perché esatto, chi lo sa, chi lo sa. La vita quindi è noi fatta vi così. Salutiamo, vi mandiamo un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video, se mai ci ribeccheremo. Esatto. Ciao. Ciao ciao. Cena accampata di questa sera. Mi sono intrufolata dato che ci vediamo spesso. Però vista mare. Guardate qua. Yeah.